Salve a tutti e benvenuti in una nuova recensione. Oggi sono qua per parlarvi di finalmente un ottimo film horror. Z o Z per chi lo vuole in italiano. Film portato dalla Midnight Factory. Meno male stavolta è portato qualcosa di decente. Per chi si chiedesse di che parlo, mi sono abbonato al canale di Midnight Factory all'interno di Amazon Prime e mi sto vedendo un po' tutti i suoi film. Alcuni sono delle merde. Se vi va, andate a vedere la recensione che è 2151 e Gioco o Muori, che non diciamo un film discreto, non è proprio una merda. Allora, procediamo con il film. Diciamo questo film mi ha incuriosito, però mi ha anche ricordato altri film, tipo Babadook, Bye Bye Man, il classico bambino-bambina problematico. Questo è un mix, anche un po', diciamo, un po' di Nightmare, un po' La Madre. Cioè, questo film mixa un po' La Madre, nel senso, quel film lì... ci sono tante madri, quindi un po' si confondono tutti questi cazzi di film con La Madre. Ritornando al film, vediamo questa coppia sposata con questo bambino e prende un giorno questo bambino, come tutti noi, bambini... quasi tutti un po' hanno avuto il loro amichetto immaginario, anche lui c'è il suo amichetto immaginario, però questo amichetto fa danni e cambia i comportamenti del ragazzino, cioè gli ordina di fare cose non belle, soprattutto nei suoi compagni di classe, che prende lui, picchia tutti, e l'hanno pure sospeso da scuola. La madre cerca di capire se è una cosa psicologica, mentale, o se esiste veramente. Ben presto capiremo che veramente questa cosa è tangibile, esiste. Scusatemi, ma non è che proprio si va a capire, non è uno spoiler. Il film è ben costruito, cioè i salti dalle sedie non ci sono, i jumpscare non ci sono, è tutto giocato sul vedo non vedo. Le atmosfere, alla fine è una casa, però ti fa cagare in mano perché non capisci, dici, lo farà vedere, non lo fa vedere. Ci sarebbe sempre quella curiosità se farà vedere sto mostro, quando lo vedrete vi farà schifo, che fa cagare. Fa cagare perché è una merda, è brutto. Fatto bene, nel senso che fa spavento, per capirci. Praticamente questa qua va a scoprire varie cose del suo passato anche, su questo Z. Il film io ve lo consiglio veramente caldamente, anche questo vale la pena di abbonarsi a Midnight Factory, ma che poi anche, se potete provare anche 2 settimane di prova, che io vi consiglio, penso che in 2 settimane, se siete degli animaloni, vi potete vedere tutti i film prendete catalogo, che sono circa 90 su 100, 90 penso, su un centinaio. Io ora vado agli spoiler, chi non è interessato o per chi non si vuole, diciamo, rovinare la sorpresa, gli consiglio di andare, io lo saluto, lo ringrazio che è arrivato fino a qua. Niente, spoiler, alla fine praticamente scopriamo che questo zio faceva la parte praticamente della vita della madre del ragazzino. Cioè questo qua si è attaccato al ragazzino perché praticamente non avendo più potere su di lei, perché lei non ci credeva più, è sparito. Lui praticamente in questa entità, questo amico immaginario, innamorato praticamente pazzamente di questa qua, fino a che dice ci dobbiamo sposare e tutto. Succedono anche delle cose brutte, cioè tipo il bambino butta un altro ragazzino, penso che sia stato alla fine sì, non penso il bambino, l'ha lanciato niente dalle scale, si è rotto tutto quanto, il marito viene ammazzato perché praticamente vuole essere a posto di lui, e l'unico modo per eliminare sto stronzo è praticamente togliersi la vita, tipo Lights Out, se non so se l'avete visto, diciamo Paura nel buio. A me il film ha soddisfatto, 1 ora e 20, veramente liscio come l'olio, veramente ottimo. Il finale non si capisce se sarà vivo, non c'è, non si capisce, perché alla fine lei viene salvata perché lei prova a impiccarsi, la salvano la polizia e la vediamo tipo una vegetale rincoglionita seduta in cucina, poverina, e vediamo il bambino, finisce il film con il bambino che dice buonanotte a questo, buonanotte a quello, buonanotte anche a chi è morto, lui dà, fino a che dice buonanotte zii. E il film finisce. Qua, tutto qui. Questo è il film. Se vi va, andatelo a vedere, date un'occhiata. Io vi ringrazio se siete fino a qua, avete visto tutto il video. Se vi va, metteteci sempre mi piace o non mi piace. Commentate, facendomi sapere se vi siete iscritti, diciamo, a questo Midnight Factory, se avete visto già qualche film.
può essere qualcosa, non l'ho visto, ma di solito, diciamo, ho visto un po' tutto perché Midnight Factory lo seguo, diciamo, dagli albori, che l'ho conosciuto grazie a un mio caro amico Salvo. Niente, io saluto tutti, saluto a Salvuccio, Katia e tutti quelli che si sono iscritti, e anche Ciccio Formaggio, che non deve mancare mai. Alla prossima!